Ciao ragazzi, bentornati su Giugissima e benvenuti all'inaugurazione del Book Club di Giugissima, un angolo del canale interamente dedicato ai libri. La mia idea è quella di condividere con voi alla fine di ogni mese tutti i libri che ho letto durante quel mese e di darvi la mia opinione su di essi, cercando di valorizzare gli elementi più importanti del libro senza spoilerarvi la storia. Con questa rubrica spero di potervi aiutare a trovare libri di vostro gradimento ed ispirarvi a leggere di più. Allo stesso tempo, la rubrica del Book Club di Giugissima può anche essere un posto in cui nei commenti ciascuno di voi condivide consigli e raccomandazioni di libri. In questo modo possiamo contribuire tutti insieme a creare un book club frizzante come la nostra community. Come potrete notare tra poco, io leggo libri di diverso genere perché mi piace esplorare le diversità del panorama letterario e quindi vi chiedo di non essere timidi e di suggerire qualunque libro di qualunque genere, purché vi sia piaciuto. Premetto che nel mese di gennaio ho letto più del solito, forse perché in realtà ci sono stati pochi divertimenti qui a Copenaghen e quindi c'è stata un'ulteriore espansione del mio reading time. Ovviamente non ho potuto passare le giornate interamente a leggere, però posso dirvi che nel mese di gennaio ho letto un po' ogni singolo giorno, senza eccezioni. Faccio questa premessa e spero che nessuno di voi si senta demotivato per il fatto di non riuscire a leggere molto, perché credo che sia normale e anche io ho avuto pe periodi in cui il tempo dedicato alla lettura era veramente poco. Piuttosto con questo video, spero di riuscire a motivarvi a leggere di più, ad impegnarvi di più a trovare il tempo per leggere, e ad apprezzare maggiormente la lettura come attività ricreativa. Quindi la base su cui voglio fondare il Book Club di Giugissima non è quella di una competizione a chi legge di più, ma è quella di un posto in cui vengono scambiati consigli, raccomandazioni, suggerimenti e ci si sostiene a vicenda anche nella lettura. Ma ora passiamo all'elenco dei libri che ho letto a gennaio, che si compone di ben 12 libri. Partirò dai libri fiction, quindi di narrativa, per poi passare a quelli di non fiction, che sono più libri di crescita personale. Troverete sempre i link a tutti i libri che menziono nella descrizione, nel description box, sia in lingua originale sia in italiano, nei casi in cui sono disponibili anche tradotti in italiano. I primi due libri che ho letto sono quelli che compongono l'opera L'assassinio del commentatore di Haruki Murakami, e sono stati pubblicati in Italia a partire dal 2018, ed entrambi i libri sono contenuti in questa edizione qui. In totale sono 844 pagine, quindi è un romanzo piuttosto lungo, però Murakami, essendo anche un maratoneta nella vita reale, dà il meglio nei romanzi lunghi, perché i personaggi vengono veramente costruiti e la loro psicologia viene esplorata in un lungo periodo di tempo. Premetto che per apprezzare un libro di Murakami deve piacere il suo stile e posso dire che a me piace moltissimo, infatti ho letto diversi libri di questo autore. A mio parere questo è un libro eccezionale, sono felice di aver iniziato il 2021 con questo libro qui. Parlo di libro, ma in realtà sono due libri. L'opera si colloca perfettamente nello stile, nell'atmosfera surrealista che Murakami crea in quasi tutti i suoi libri. Il protagonista è un pittore che ha una vita piuttosto ordinaria nel mondo che potremmo definire mondo reale, mondo ordinario. Ma questo mondo, forse il nostro mondo, viene intersecato da un altro mondo che potremmo definire appunto surreale, per cui succedono cose inspiegabili per il protagonista, il quale deve risolvere alcuni misteri. Il libro contiene alcuni elementi storici riguardo al Giappone, culturali, spaccati di vita quotidiana giapponese, c'è molta suspense. Ci sono misteri che il protagonista deve risolvere e il lettore insieme al protagonista, e ci sono anche alcune riflessioni sull'arte e sulla ricerca da parte del pittore della sua identità di artista. Se gli elementi che ho appena menzionato risvegliano un po' di interesse all'interno di voi, vi consiglio vivamente di leggere questo libro fa per voi. Tra l'altro, se acquistate questa edizione Einaudi Super ET, che come ho detto contiene entrambi i libri, troverete all'interno le illustrazioni di Noma Bar, che è l'artista che ha anche illustrato la copertina e che ha fatto la copertina di pressoché tutti i libri di Murakami in questa forma stilizzata, sempre con rosso, nero e bianco. E posso dirvi che ho trovato le illustrazioni all'interno del libro molto intelligenti e molto interessanti.
Il libro successivo è Persuasione di Jane Austen, pubblicato nel 1818. È un classico della letteratura inglese ambientato all'inizio dell'Ottocento e questa versione qui, che è in inglese, ha 210 pagine. Il titolo Persuasione, si riferisce ai condizionamenti che le aspettative della società britannica, delle famiglie della società britannica, esercitavano sugli individui ed in particolare sulle giovani donne. L'ambiente è quello abbastanza tipico dei romanzi di Jane Austen, quindi una società inglese in cui la classe sociale ha moltissima importanza e in cui le famiglie tendono a spingere le ragazze giovani a sposarsi per convenienza in modo da accrescere anche il prestigio e innalzare lo status della famiglia. Jane Austen esplora anche i sentimenti della protagonista Anne, in relazione all'amicizia, all'amore e anche alla carità che essa manifesta. A me è piaciuto molto, se volete leggere un classico non troppo lungo, questa è una buona scelta. Il quarto libro fiction che ho letto a gennaio è Seta di Alessandro Baricco, pubblicato nel 1996. È molto breve, ha solo 108 pagine e all'interno ce ne sono molte bianche, quindi in realtà si legge molto in fretta. Vi posso dire che io l'ho letto in una serata. Per quanto riguarda la trama, il libro tratta di un mercante francese che ogni anno si reca in Giappone per acquistare bachi da seta e riportarli in Francia. Dentro di me ho opinioni contrastanti riguardo a questo libro. C'è una parte di me che è rimasta un po' delusa. E c'è un'altra parte di me che invece ha apprezzato molto il finale. La delusione è data dal fatto che ho veramente amato altri libri che ho letto, scritti da Alessandro Baricco, tra cui Mr. Gwynne e Oceano Mare. Mi hanno veramente lasciato qualcosa e questo qui non ha toccato così tanto nel profondo quanto gli altri due. Tuttavia, se considero il libro come preparazione verso il finale, forse lo apprezzo un pochino di più e ne colgo un po' di più significato. Può essere che sia rimasta, per così dire, delusa perché magari non l'ho capito a fondo e per questo non sono riuscita ad apprezzarlo. In conclusione, posso dirvi che ho opinioni contrastanti riguardo questo libro. Il quinto libro di gennaio è Il racconto dell'ancella di Margaret Atwood, scritto nel 1985 e nella versione italiana ha poco meno di 400 pagine. Si tratta di un romanzo distopico ambientato in una teocrazia totalitaria che ha preso il potere, che è stata costituita negli Stati Uniti dopo una rivolta contro il governo. Ed in questo regime le donne non hanno alcun potere e il loro unico scopo è quello di procreare, anche se comunque ci sono diverse classi sociali tra le donne. La condizione della donna nella Repubblica di Gilead, che è il luogo in cui è ambientato il romanzo, è raccontata da un'ancella che è un tipo di donna a Gilead con determinate caratteristiche, funzioni, la quale ripercorre anche alcuni dei suoi ricordi della vita passata antecedente all'instaurazione del regime ed in questo modo crea un contrasto tra il passato e il presente che lei sta vivendo, quindi questo regime totalitario. Non è un libro semplicissimo da comprendere, soprattutto nel primo centinaio di pagine, perché bisogna un pochino entrare nell'idea di essere in un regime totalitario. Come 1984 di George Orwell, questo libro fa riflettere molto sui diritti umani, sulle libertà che diamo per scontate nei sistemi democratici e che non dovremmo dare per scontate. Ho letto che parte della critica ha ritenuto questo libro molto rilevante nell'era di Trump. A parer mio è molto molto attuale in relazione alle limitazioni dei diritti e delle libertà durante la pandemia. Mi riferisco alla libertà di circolazione, le libertà economiche, il diritto di scelta in relazione al trattamento sanitario, la libertà di stampa, il diritto di libera espressione del pensiero. Sono tutti diritti che con diverse sfumature sono stati comunque in parte limitati anche negli stati che abbiamo sempre considerato democrazie. Quindi lo trovo molto attuale e posso dire che mi è piaciuto moltissimo. Il linguaggio è un po' cinico e sarcastico, che forse non è il tipo di linguaggio che preferisco nei libri, però trovo che si adatti molto bene alle tematiche trattate dal libro. Quindi lo consiglio molto a chi vuole una lettura un pochino più impegnata e molto attuale. Il sesto libro è il sequel del racconto dell'ancella e si intitola I Testamenti, sempre di Margaret Atwood, e questo è stato pubblicato nel 2019, quindi a distanza di molto tempo rispetto al primo.
E questo libro qui ha poco meno di 500 pagine. A mio parere è un sequel riuscito molto bene perché riesce ad esplorare ulteriormente, ad andare più in profondità nella condizione femminile nella Repubblica di Gilead, che era stata introdotta nel primo libro. Non è per nulla un libro scontato e propone tre diversi punti di vista su diversi aspetti relativi alla nascita e alla crescita della Repubblica di Gilead, anche in relazione ad alcuni motivi che sembrano giustificarne l'ascesa, poi chiaramente ci possono essere diverse opinioni a riguardo, però appunto voglio dire che non è un libro scontato, scava ancora più a fondo nel tracciato che era stato delineato dal primo libro. E leggendo questo romanzo, credo che Margaret Atwood abbia fatto bene a lasciar trascorrere un po' di tempo. Infatti è stato scritto 30 anni dopo il primo, perché lasciando decantare la storia è riuscita poi a darle più profondità. Quindi consigliatissimo per chi ha letto Il racconto dell'ancella e l'ha apprezzato. L'unica avvertenza è che avendoli letti uno di fila all'altro senza pause, li ho apprezzati moltissimo, ma ne ho sentito anche parecchio il peso. Non tanto in termini di lettura, perché comunque i libri scorrono molto bene, quanto per quel che riguarda le riflessioni che si accompagnano alla lettura di questi libri. Infatti, i temi trattati e la limitazione dei diritti, questa divisione in classi sociali, questa oppressione del genere femminile, se presi sul serio ed utilizzati per analizzare la nostra società attuale, il mondo che ci circonda, possono portare ad avere un po' di angoscia. Sicuramente questo è un ulteriore punto a favore, del libro, dei libri, perché significa che essi sono in grado di trasmettere il messaggio e di farlo veramente sentire e percepire dal lettore sulla propria pelle. Però, se volete evitare di avere un po' di angoscia, magari leggete prima, il racconto dell'ancella, poi leggete un altro libro e se vi è piaciuto il racconto dell'ancella, leggete poi questo qui. Soltanto un mio consiglio, ma io comunque li ho apprezzati moltissimo anche subito uno in fila all'altro. Una curiosità della quale mi sono resa conto solo dopo averli acquistati, è che l'illustrazione della copertina è fatta dallo stesso artista Noma Barr che ha illustrato tutti i libri di Murakami, quindi potete anche notare la somiglianza. L'ultimo libro della categoria fiction è La certosa di Parma di Stendhal, che è stato pubblicato nel 1939. La versione francese che ho qui ha 730 pagine scritte piuttosto fitte, quindi la versione italiana penso si aggiri sullo stesso numero di pagine. È un classico della letteratura francese, ambientato per la maggior parte in Italia all'inizio dell'Ottocento, a partire dalla battaglia di Waterloo in poi. L'opera segue le avventure del giovane Fabrizio Del Dongo e ha molta consistenza storica, nel senso che vengono menzionati e descritti molti fatti storici, ma allo stesso tempo l'opera tratta anche di sentimenti e di intrighi politici, intrighi di corte, quindi l'ho trovata molto interessante ed è anche utile per ripassare alcuni avvenimenti della storia del nostro paese. Non l'ho trovato noioso perché è scritto con molta ironia e è divertente a tratti, quindi diciamo che la lettura scorre veloce. Chiaramente, se non vi piacciono i libri con riferimenti storici, se la storia proprio non vi interessa, magari eviterei di leggere questo libro, però come classico francese con riferimenti storici è molto molto bello. Passando ai libri non fiction, libri di crescita personale, il primo che ho letto è The Power of Habit di Charles Duhigg, pubblicato nel 2012 e che ha circa 300 pagine. Esiste anche in italiano con il titolo Il potere delle abitudini. Vi ho già parlato di questo libro nel video su come creare buone abitudini per il successo, che vi lascio in descrizione se non l'avete ancora visto o se volete andarlo a rivedere. In questo libro troverete la base scientifica su cui si fondano le nostre abitudini ed imparerete a conoscere il meccanismo delle abitudini che si compone di stimolo, routine, premio e il desiderio che muove il tutto, ed imparerete ad utilizzare questo meccanismo per liberarvi dalle cattive abitudini e per costruire buone abitudini e raggiungere i vostri obiettivi. Il libro contiene anche esempi molto utili e molto interessanti in riferimento alle abitudini delle grandi organizzazioni, come società oppure organizzazioni di altro tipo, ed è anche interessante dal punto di vista sociale e economico. Quindi è un libro che consiglio moltissimo a chiunque abbia voglia di migliorare le proprie abitudini, la propria vita quotidiana e di intraprendere un buon percorso di crescita personale. Poi abbiamo The Subtle Art of Not Giving a F di Mark Manson, che esiste anche in italiano con il titolo La sottile arte di fare quello che ci
ti pare. Ed è un libro che è stato pubblicato nel 2016 ed è breve, ha circa 200 pagine. Offre alcuni spunti interessanti e utili su come prendere certe cose meno sul personale, come ridurre la negatività nella propria vita e come cercare di vivere meglio. Non è un libro particolarmente profondo e filosofico, è molto divertente da leggere, anche irriverente a tratti, come si può capire già dal titolo. Quindi è un libro di crescita personale breve e leggero, ma non aspettatevi troppa filosofia e considerazioni profonde. Con questo non voglio dire che non sia utile, semplicemente riguarda lo stile con cui è scritto questo libro e in parte i contenuti, quindi se qualcuno pensa di volersi approcciare alla crescita personale, ridurre la negatività nella propria vita, ma senza andare troppo a fondo nella filosofia, nella psicologia, questo potrebbe essere un buon libro per iniziare. Se volete qualcosa di più profondo e volete impegnarvi di più nel vostro percorso di crescita personale, vi propongo il libro successivo che ho letto, che è Freedom from the Known di Krishnamurti, che è disponibile in italiano anche in PDF gratuito, vi lascio il link, con il titolo Libertà dal conosciuto. Ed è un libro, anche questo, molto molto breve, sono 120 pagine, ed è in realtà una raccolta delle lezioni e dei discorsi più importanti di Krishnamurti, che, per chi non lo sapesse, è un filosofo e pensatore che è diventato parecchio famoso negli ultimi anni, ma comunque non è mainstream, e la raccolta è stata pubblicata nel 1969. Sia del libro che ho menzionato prima, sia di questo libro qui, ho parlato nel mio video su come superare i fallimenti, vi lascio sempre il link. E questo è un libro che ho riletto a gennaio, l'avevo già letto l'anno scorso, e penso che ci ritornerò ancora, perché è un libro che veramente offre molti spunti per conoscere se stessi più a fondo e per migliorare se stessi. Aiuta molto a scavare nel profondo della propria persona, talvolta anche in un modo un po' doloroso, perché a volte ci porta a scoprire cose di noi stessi delle quali non siamo consapevoli e che magari non vorremmo neanche conoscere, però aiuta veramente chi vuole andare a fondo con il proprio percorso di crescita personale, quindi lo consiglio molto. Il libro successivo è Off the Clock di Laura Vanderkam, del quale vi ho parlato nel video che è uscito giovedì scorso sulla gestione del tempo. Questo libro è stato pubblicato nel 2018 e ha 240 pagine. Offre spunti molto interessanti su vari metodi per gestire il tempo e per capire dove sprechiamo il nostro tempo, dove non siamo efficienti e cosa possiamo fare per migliorare. E anche questo non è un libro molto filosofico, ma è un libro molto pratico, cioè ci aiuta nella vita di tutti i giorni a gestire meglio il nostro tempo. Dopo averlo letto mi sono resa conto che è un libro molto orientato, diretto alle persone più adulte, a chi ha una vita più adulta, nel senso che molti esempi sono tratti dal mondo del lavoro, oppure dalla gestione della famiglia, gestione dei figli, quindi magari letto da uno studente può risultare un pochino distante, perché gli esempi sono appunto rivolti ad una vita più adulta. Ma in ogni caso i principi che sono espressi in questo libro trovo possano essere utili per chiunque, perché comunque ci sono principi un po' più generali sulla gestione del tempo che possono essere utili a chiunque. L'ultimo libro di gennaio, ma non il meno importante, è Il mestiere dello scrittore di Murakami. In realtà ha anche una copertina di carta, ma io in questo momento non ce l'ho, quindi ho soltanto il libro con la copertina rigida. È stato pubblicato nel 2015 e ha 180 pagine, ed è un libro in cui Murakami, l'autore del primo libro che vi ho menzionato, L'assassino del commentatore, si racconta come scrittore, cioè parla della sua esperienza con la scrittura, di come si è avvicinato alla scrittura, di come ha trovato il suo stile e di varie esperienze che ha fatto nella sua vita in relazione alla scrittura. Quindi è un libro che si distanzia parecchio dai libri tradizionali di Murakami, che sono normalmente romanzi ambientati in un'atmosfera surreale. Questo è un libro non fiction, perché l'autore parla della sua vita. L'ho trovato molto interessante perché, come vi ho detto prima, Murakami mi piace molto come scrittore, e ho trovato interessante scoprire qualcosa in più su di lui, sulla sua vita e sul suo approccio alla scrittura. Quindi non vi consiglio di leggerlo come primo libro di Murakami, perché prima dovreste scoprire se Murakami vi piace, ma se avete letto un po' di libri di Murakami e siete interessati alla vita e alla personalità dell'autore, vi consiglio di leggere questo libro. Ed eccoci alla fine della lista dei libri che ho letto a gennaio, eccoli qui.
Come avrete potuto intuire, a me piace molto leggere, è un hobby, un'attività di svago ed è un'attività che, per la quale cerco di trovare tempo tutti i giorni. A gennaio in particolare ho letto di più per varie ragioni delle quali vi ho parlato prima e sono soddisfatta nelle mie letture. Ma come ho detto all'inizio del video, non vi abbattete se non riuscite a leggere così tanto, non riuscite a leggere quanto vorreste. L'importante è trovare un pochino di tempo per leggere con regolarità in modo da andare avanti con i propri obiettivi di lettura, in modo da riuscire a staccare dalla vita quotidiana e magari proiettarsi verso un mondo diverso, una realtà diversa. Leggere non è un obbligo, leggere deve essere un piacere, quindi se non leggete, se non vi piace leggere, va benissimo, non c'è nessuna critica in questo video. Questa è la mia esperienza con la lettura, la mia esperienza di gennaio. Spero che il video vi sia piaciuto e se vi è piaciuto fatemelo sapere così che io possa continuare a fare questo tipo di video anche nei prossimi mesi. Mi piacerebbe molto che questo book club diventasse una cosa continuativa, ma ovviamente dipende da voi, dai vostri gusti, quindi fatemi conoscere. Se volete avere motivazione per leggere, seguitemi anche su Instagram perché spesso condivido nelle stories i miei momenti di lettura, anche come reminder per ricordarvi di trovare anche voi il tempo per leggere. E se non li avete ancora visti, andate a guardare i video che ho menzionato, nei quali ho parlato dei vari libri non fiction, ve li lascio in description box. Mettete mi piace, iscrivetevi al canale e soprattutto lasciatemi un commento con i vostri consigli di lettura, perché io sono sempre alla ricerca di libri nuovi da leggere e i consigli da parte vostra sono molto molto apprezzati. Io vi auguro una buona domenica, un buon inizio di settimana e un buon inizio del mese di febbraio. Vi abbraccio forte e ci vediamo nel prossimo video.